Cari amici, in questa lezione vediamo di capire come è possibile passare da coordinate di catalogo a coordinate di puntamento di un telescopio. Bene, dovete sapere che le coordinate di puntamento di un telescopio sono una quantità estremamente variabile nel corso del tempo, perché effettivamente la nostra Terra non è un oggetto fermo nello spazio e di conseguenza è dotato di parecchi movimenti. In questa lezione vedremo di analizzare globalmente tutti i movimenti o quasi che compie la Terra nello spazio, al fine di poter arrivare poi da certe coordinate di catalogo, che sono delle coordinate fisse riferite ad una certa epoca e un certo equinozio, alle coordinate vere di puntamento di un telescopio. Infatti, molto semplicemente possiamo dire che se noi ci muniamo di un telescopio non molto potente, con un campo di vista abbastanza largo, e vogliamo puntare una stella molto brillante, tipo Sirio, tipo Aldebaran, tipo Antares, sono stelle che le individuiamo facilmente anche ad occhio nudo, quindi non abbiamo bisogno di coordinate equatoriali di queste stelle, perché puntando già il telescopio in direzione di queste stelle, che si vedono molto bene ad occhio nudo, si riesce a centrare facilmente l'oggetto che vogliamo osservare. Viceversa, quando dobbiamo puntare una stella molto debole in cielo, ecco che allora il gioco non è più così semplice, perché, come abbiamo detto, occorrono delle coordinate equatoriali o quantomeno delle coordinate astronomiche che ci permettono di identificare univocamente l'oggetto in cielo. Ma per poter fare questo dobbiamo avvalerci di un catalogo fondamentale a cui riferirci. E questi cataloghi fondamentali vengono chiamati appunto fondamentali perché sono dei cataloghi che riportano delle coordinate equatoriali astronomiche riferite ad un certo equinozio e ad una certa epoca. In quello che vedremo in questa lezione sarà praticamente il summary, quindi l'insieme di tutti i movimenti che possiede la Terra, i quali alterano le coordinate di catalogo fondamentale. E diciamo che in questa lezione facciamo praticamente un percorso che è stato fatto nel corso di astronomia in pillole, solo che in quel caso per ogni singolo moto che possedeva la Terra si davano delle spiegazioni scientifiche anche a livello matematico in maniera abbastanza approfondita. Qui facciamo semplicemente un riassunto di quelle che sono appunto le caratteristiche dei moti della Terra e che influenzano le coordinate di catalogo. Quindi, innanzitutto voglio dirvi di andarvi a rivedere praticamente il corso di astronomia in pillole, in cui parlo dei vari fenomeni che alterano le coordinate delle stelle. E in questa maniera avete già una idea di che cosa vogliamo parlare in questa lezione. Poi vi consiglio di andare a vedere proprio l'appendice C delle dispense del corso di fondamenti di astronomia della Via Lattea, che si trova sul sito https://go.gl/5S(E)(O)(2S). Ecco, se andate su questo sito, oltre a trovare gli indici del corso di astronomia in pillole, di basi per astronomia in pillole, trovate anche le dispense del corso di fondamenti di astronomia della Via Lattea che tenevo alcuni anni fa presso la facoltà di fisica dell'Università di Torino. Bene. A questo punto vediamo di definire che cosa si intende un catalogo fondamentale. Allora, un catalogo fondamentale è un catalogo che contiene un numero, diciamo, limitato di stelle relativamente brillanti. Chiaramente le stelle hanno un diverso splendore in cielo, e in questi cataloghi fondamentali ci sono
soltanto un certo numero di stelle che possono essere prese come riferimento per poter poi tarare anche le altre stelle che noi possiamo osservare. Un catalogo fondamentale è un catalogo che ha origine nel baricentro del Sistema Solare, vale a dire che queste coordinate sarebbero quelle che si prenderebbero se noi ci portassimo nel baricentro del Sistema Solare e la terna di assi cartesiani che ne verrebbe determinato da questo baricentro coinciderebbe con un asse diretto verso il punto gamma riferito all'equinozio del 1 gennaio del 2000 alle ore 12 di tempo delle efemeride. Anche tutte queste cose le potete trovare nel corso di astronomia in pillole e quindi diciamo all'inizio dell'anno 2000, quindi il punto gamma è congelato all'anno 2000 e l'origine degli assi da cui vengono prese le coordinate ascensione rete e declinazione partono appunto da questo punto gamma che è riferito all'equinozio e all'epoca J2000. Quindi se noi prendiamo in considerazione una stella qualsiasi, ecco che noi avremo le coordinate alfa 0 e delta 0 che sono le coordinate equatoriali baricentriche medie riferite sia all'equinozio che all'epoca J2000.0, quindi all'inizio dell'anno 2000. E queste sono quelle che vengono chiamate coordinate di catalogo. Però perché ho detto coordinate equatoriali baricentriche? Perché in realtà se noi vogliamo trovare un punto fisso in cielo non possiamo scegliere ad esempio la Terra, perché la Terra si muove intorno al Sole, ma al tempo stesso non possiamo neanche scegliere il centro del Sole, perché il centro del Sole è soggetto a delle fluttuazioni introdotte dall'azione gravitazionale degli altri pianeti che circondano il nostro Sole. Quindi Giove e Saturno praticamente fanno oscillare il Sole rispetto ad un punto che viene chiamato baricentro del Sistema Solare. E questo baricentro, a seconda della disposizione sostanziale dei pianeti più grandi, Giove e Saturno, fa sì che questo baricentro si sposti dal centro ideale del Sole di una quantità che è compresa tra i 500.000 km e 1.200.000 km, proprio perché quando noi abbiamo Giove e Saturno tutte e due da una stessa parte, il baricentro del sistema solare cade al di fuori della superficie del Sole, ricordando che il Sole ha un raggio di 700.000 km, quindi 1.200.000 km vuol dire che è una quantità che sta al di fuori della superficie del Sole. Mentre nell'altro caso, quando abbiamo Giove in questa posizione, Saturno in quest'altra posizione, quindi si trovano diametralmente opposti rispetto al Sole, ecco che il baricentro cade all'interno del Sole e cade appunto a 500.000 km. Quindi diciamo che se noi vogliamo effettivamente trovare un punto dello spazio relativamente vicino a noi che sia praticamente fisso o quasi nello spazio, dobbiamo andare a prendere il baricentro del Sistema Solare e non il centro del Sole. In realtà poi, come abbiamo anche visto nell'ultimo capitolo del corso di astronomia in pillole, quando parlavamo di cinematica della nostra galassia, abbiamo visto che anche il Sole, assieme a tutte le stelle che stanno vicino al Sole, concorrono in un moto, diciamo, di rivoluzione intorno al centro galattico. Però questo moto è un moto estremamente lento che avviene in 250 milioni di anni. Quindi il Sole a questa stregua lo possiamo considerare come un oggetto fermo nello spazio rispetto a tutto lo scenario di stelle che circondano il Sole, che sono poi quelle che osserviamo stando sulla Terra. Quindi il primo passo è quello di creare un catalogo fondamentale, e questo catalogo fondamentale
si chiama FK6, che è un catalogo selezionato di un certo numero di stelle, di cui si forniscono le coordinate alfa 0 e delta 0, che sono coordinate equatoriali, baricentriche e medie, sia come equinozio che come epoca, al J2000.0, quindi all'inizio del 2000. Detto questo, però, dobbiamo cercare di portarci in condizioni di poter osservare queste stelle che vengono prese da questo catalogo con delle coordinate che sono poi quelle reali di puntamento che dobbiamo effettuare con i nostri telescopi che abbiamo sparsi per tutto il mondo e che hanno dei campi di visione relativamente piccoli, quindi è quanto mai importante conoscere molto bene le coordinate vere che effettivamente noi dobbiamo impostare su un telescopio per essere sicuri di puntare effettivamente la stella che vogliamo prendere in considerazione. Allora, il primo passaggio che noi dobbiamo fare è di correggere praticamente queste coordinate di questa stella, che ho segnato con T0, che è una stella praticamente fissa. Al momento, in questo caso, sarebbe come una stella praticamente fissa in cielo che ha appunto queste coordinate alfa 0 e delta 0. Però, come sappiamo, tutte le stelle che ci circondano sono dotate di un moto proprio, per cui noi dobbiamo praticamente trasformare queste coordinate alfa 0 e delta 0 dalle coordinate equatoriali e baricentriche dell'equinozio J2000, quindi queste che abbiamo preso dal catalogo, ma trasferirle all'epoca di osservazione. Quindi immaginiamo di osservarle quest'anno, per cui l'anno in considerazione sarà l'anno J, quindi J sta per anno giuliano, 2019,XX, dove XX rappresentano delle parti decimali di anno e che quindi possiamo riferirle a una qualsiasi epoca del 2019. Ebbene, per effetto del moto proprio, se noi conosciamo il moto proprio di questa determinata stella, vediamo che questo moto proprio si traduce in una variazione in alfa, quindi in ascensione retta e in declinazione, della quantità alfa 1 meno alfa 0, dove alfa 0 era la coordinata di catalogo, e delta 1 meno delta 0, dove delta 0 e anche l'altra coordinata di catalogo. Ma questa differenza di coordinate dovute al moto proprio è dato appunto dal moto proprio in ascensione retta all'altezza della stella che prendiamo in considerazione, espressa in secondi d'arco all'anno, diviso il coseno della delta 0, quella delta di catalogo, moltiplicato 15. Questo è un fattore di conversione che ci permette di trasformare poi questa differenza in ascensione retta tra le coordinate di catalogo e quelle corrette di moto proprio all'epoca 2019,XX, espressa però in secondi di tempo, perché questo moto proprio espresso in secondi d'arco all'anno rappresenta, diciamo, questo spostamento che vedete su questa sfera celeste. Quindi qui avevamo la posizione originale del catalogo e questo è lo spostamento da T0 a T1 che si è avuto per effetto del moto proprio dall'epoca J2000 all'epoca J2019.xx. Tutto questo lo moltiplichiamo per l'intervallo di tempo delta t che è passato dal 2000 al 2019.xx. Lo stesso vale per il delta delta, che è uguale a delta 1 meno delta 0, quindi la coordinata corretta per moto proprio meno la coordinata in declinazione di catalogo, che è uguale al moto proprio espresso in secondi d'arco all'anno per il valore delta t, quindi tra 2019,xx meno il J2000. In questa maniera ci siamo portati all'equinozio J2000 baricentrico, cioè considerato sempre nel baricentro del sistema solare, però rapportato all'epoca attuale, quindi all'epoca J2019
virgola XX, che potrebbe essere la data di oggi. Però a questo punto esiste un altro moto che influenza le coordinate che abbiamo poc'anzi calcolato, quindi la alfa 1 e la delta 1, ed è il moto di precessione generale più la notazione. Ebbene, come avevamo già visto, noi vediamo che nel corso dei millenni, più precisamente in circa 26.000 anni, il nostro polo celeste fa un giro attorno al polo dell'eclittica con un'ampiezza pari all'angolo epsilon, che rappresenta l'obliquità dell'eclittica, in circa 26.000 anni. Ma questo moto, che è un moto conico per quanto concerne la precessione lunisolare più planetaria, che confluisce nella precessione generale, è ancora perturbato dal fenomeno della nutazione. Queste cose le abbiamo già viste nelle lezioni precedenti, per cui non mi dilungo oltre nello spiegare che cosa sia la precessione generale, che cosa sia la nutazione. Morale della favola, tramite queste correzioni, quindi vedere che cosa succede dalle coordinate diciamo di catalogo, quindi al J2000, equinozio 2000 e epoca 2000, alle coordinate equatoriali elecentriche vere riferite all'equinozio epoca J 2019,XX, ecco che noi, tramite appunto delle formule che abbiamo già visto nel corso di astronomia in pillole, le vedete anche riportate poi nell'appendice C delle dispense di fondamenti di astronomia della Via Lattea, ecco che noi passiamo dalle coordinate alfa 1 e delta 1 corrette per moto proprio alle coordinate alfa 2 e delta 2, che sono corrette sia per la precessione generale che per questa oscillazione in nutazione, che come abbiamo detto si tradurrebbe in un moto ellittico sovrapposto al moto conico. Il moto ellittico però è un moto relativamente piccolo, che avviene in 18,6 anni, e se non esistesse il fenomeno della precessione ma solo quella della nutazione, si tradurrebbe in un moto ellittico con un'ellisse avente un semiasse minore di 7 secondi d'arco e un semiasse maggiore di 9 secondi d'arco. Quindi, essendoci anche la precessione generale che va a sommarsi alla nutazione, il moto che ne viene fuori è un moto ondulatorio di questo genere attorno al polo dell'eclittica in circa 26.000 anni. Ma le cose non finiscono qui, perché oltre alla correzione per la precessione e nutazione, quindi noi ci siamo portati alle coordinate equatoriali eliocentriche veri, perché diciamo che in questo caso possiamo fare anche l'approssimazione di considerare il centro del Sole come il baricentro, in quanto le variazioni poi nelle coordinate astronomiche sono estremamente piccole, per cui a livello teorico sarebbe sempre meglio prendere in considerazione le coordinate baricentriche, però all'atto pratico possiamo prendere il centro del Sole come un punto fisso nello spazio. Quindi coordinate equatoriali e eocentriche vere, equinozio e epoca cioè 2019,XX, quindi diciamo la data di oggi se vogliamo. Però esiste un altro fenomeno, che è un fenomeno apparente, che modifica le coordinate che abbiamo ottenuto, quindi le alfa 2 e le delta 2, e che viene chiamata aberrazione anno. L'aberrazione anno è quel fenomeno per cui se noi prendiamo in considerazione il Sole e la Terra che gira intorno al Sole, la Terra ovviamente si sposta sull'orbita con una certa velocità tangenziale di circa 30 km al secondo. Però questo fenomeno per cui la Terra si muove, diciamo, in maniera tangenziale all'orbita crea un effetto che viene chiamata aberrazione anno, in quanto se noi abbiamo una stella, diciamo, posta in questa posizione, la luce della stella, diciamo, proseguirà in maniera rettilinea per arrivare
secondo la direzione del Sole, quindi in questo caso in maniera perpendicolare alla velocità tangente all'orbita della Terra intorno al Sole. Per cui se la Terra ha una velocità di 30 km al secondo, la velocità della luce sappiamo che è circa 300.000 km al secondo. Quindi sono in sostanza due velocità vettoriali che sommate vettorialmente tra di loro danno una velocità che comunque sarà sempre uguale alla velocità della luce, però si troverà inclinata di un certo angolo delta teta. E questo delta teta espresso in secondi d'arco rappresenta proprio il rapporto tra la velocità tangenziale della Terra diviso la velocità della luce per questo famoso numero 206.265 per il seno dell'angolo teta che forma appunto il vettore tangenziale della velocità della Terra con il vettore velocità della luce che ha la stella verso di noi. Quindi questo teta in questo caso particolare è di 90 gradi, però in altri casi questo valore va da 0 gradi in quando si trova poi la Terra in questa posizione e quindi che viaggia praticamente sulla stessa linea secondo cui viaggia la velocità della luce della stella che arriva verso di noi, e quindi la formula è questa qui. Quindi noi abbiamo questa variazione dell'angolo teta e di conseguenza questa variazione dell'angolo teta trasformato poi in coordinate equatoriali si manifesta in una variazione delle coordinate alfa e delta che da alfa 2 e delta 2 corrette per la precessione generale e per la nutazione si traducono in coordinate alfa 3 e delta 3 che sono coordinate apparenti viste dal centro della Terra. In questo caso noi abbiamo fatto un salto di qualità, nel senso che siamo passati dalle coordinate che erano prese sul centro dal centro del Sole e con l'aberrazione alma noi ci siamo portati praticamente al centro della Terra all'epoca di osservazione, cioè al 2019,xx. E qui si vede quello che effettivamente si ottiene con l'aberrazione alma, che è poi praticamente lo stesso fenomeno che osserviamo ad esempio quando siamo in automobile e piove. Se noi siamo con la macchina con l'automobile ferma, noi vedremo la pioggia magari che scende in maniera verticale, ma se noi ci mettiamo in movimento, ecco che noi abbiamo la sensazione che la pioggia o i fiocchi di neve vengano diretti verso di noi con una certa inclinazione. Ecco, questo è un fenomeno analogo, solo che invece di esserci in campo la neve oppure la pioggia, abbiamo in campo la velocità della luce, i raggi di luce, che mostrano appunto uno spostamento rispetto alla situazione reale. Qui abbiamo la posizione vera come l'abbiamo vista qua, quindi la stella sarebbe diciamo perpendicolare al terreno, ma dato che la Terra si muove in questa direzione, noi abbiamo questa sensazione di vedere la stella leggermente inclinata rispetto alla posizione vera di un angolo delta teta. Un altro fenomeno che modifica le coordinate equatoriali di una stella è quella che va sotto il nome di parallasse alma, perché come abbiamo detto altre volte, specialmente nel corso di astronomia in pillole, la parallasse alma è nient'altro che quel fenomeno dovuto allo spostamento della Terra intorno al Sole. E quindi se noi guardiamo una stella relativamente vicina a noi, in posizioni diverse, quindi spostate diciamo nell'arco di tempo di circa 6 mesi, ecco che noi in questa posizione vedremo questa stella secondo questa direzione. Mentre se passano 6 mesi, la Terra si sposta in quest'altra posizione e noi vediamo la stella secondo questa altra angolazione. Quindi se una stella si trova diciamo in questa direzione, che praticamente è secondo la congiungente Sole-Stella in maniera perpendicolare a questo percorso, ecco che noi vediamo che la stella sarà vista secondo un'angolazione diversa da quella che si avrebbe quando la Terra si trova qui oppure stando sul Sole, perché la vedremo secondo questa direzione.
ma quando la Terra si porta poi in questa posizione, noi la stella la vediamo in un'altra posizione spostata di questo angolo. Questo angolo viene chiamato angolo di parallasse ed è dato semplicemente in maniera molto banale come la tangente di pi greca. La tangente di pi greca è nient'altro che il rapporto tra il semiasse maggiore dell'orbita della Terra diviso la distanza che ha la stella dal Sole. Quindi facendo A su D io ottengo la tangente di pi greca e quindi facendone l'arco tangente risalgo al valore di questo angolo pi greca, cioè di quello che rappresenta lo spostamento dalla posizione vera a quella apparente. Anche qui tramite delle formule si riesce a utilizzare questo valore di pi greca che poi viene espresso in secondi d'arco, quindi diciamo che la stella più vicina ha una parallasse molto piccola, quindi di 0,7 secondi d'arco. Ecco che dalle coordinate alfa 3 e delta 3 arriviamo alle coordinate alfa 4 e delta 4, che sono coordinate apparenti viste dal centro della Terra al J2019,XX, cioè ai giorni nostri. Come esiste però la parallasse annua, esiste anche la parallasse diurna, perché la parallasse diurna è nient'altro che il fenomeno parallattico che si ha per effetto della rotazione assiale della Terra. Quindi se io ho la Terra che gira attorno al proprio asse, io vedrò una stella vicina in un certo momento della giornata secondo una direzione, ma dato che la Terra gira intorno al proprio asse, quando l'osservatore si porta, diciamo, in una posizione che corrisponde poi a uno spostamento pari al diametro della Terra, vedrà la stessa stella spostata di una piccolissima quantità. E in questo caso questa piccola quantità è una quantità che ammonta al massimo a 30 micro arcosecondi, quindi sono 30 milionesimi di secondo d'arco. È una quantità trascurabile poi agli effetti pratici, però dal punto di vista teorico bisognerebbe prenderla in considerazione. Quindi, correggendo per la parallasse diurna, arriviamo alle coordinate alfa 5 e delta 5, ma al tempo stesso abbiamo anche il fenomeno dell'aberrazione diurna, perché viaggia praticamente nello stesso modo come viaggia l'aberrazione annua. Solo che in questo caso, nel caso dell'aberrazione diurna, non è la Terra che gira intorno al Sole, ma è la Terra che gira attorno al proprio asse. E quindi sulla superficie della Terra si ha una velocità tangenziale di circa 400 metri al secondo che varia rispetto alla direzione che ha una stella, e di conseguenza si verifica un fenomeno analogo a questo, solo che invece di avere qui la velocità tangenziale della Terra in orbita intorno al Sole, abbiamo la velocità tangenziale della superficie terrestre che ruota attorno all'asse di rotazione terrestre, che è soltanto di 460 più o meno metri al secondo. Quindi si tratta di comporre vettorialmente la velocità diciamo superficiale della Terra, che è all'equatore di circa 400 metri al secondo, con la velocità della luce che proviene dalla stella, e quindi si avrà un piccolissimo angolo che corrisponde in questo caso ad un valore massimo di 0,3 secondi d'arco. In questa maniera noi abbiamo di nuovo delle coordinate topocentriche riferite all'equinozio e epoca J2019,XX, quindi all'epoca attuale che prendiamo in considerazione. I moti della Terra però non finiscono qui, perché abbiamo ancora il moto della Polodia, la quale è nient'altro che un moto dovuto allo spostamento delle masse terrestri sulla superficie terrestre, mentre in realtà l'asse di rotazione terrestre continua a rimanere, diciamo, fisso in una certa direzione. Quindi l'asse terrestre rimane fisso, ma sono i continenti che si muovono rispetto alla posizione diciamo dell'asse di rotazione terrestre. Questo porta come conseguenza ad una variazione della longitudine e della latitudine del luogo di osservazione,
che poi in definitiva agisce sulle coordinate equatoriali di puntamento di un telescopio, proprio perché cambiando le coordinate geografiche cambia anche la rifrazione astronomica, che vedremo tra breve, e di conseguenza cambiano anche le coordinate. Tuttavia questo fenomeno, che viene chiamato fenomeno dell'apolodia, si traduce in uno spostamento dell'asse polare terrestre, che rimane fisso rispetto al cielo, ma che sulla Terra descrive un cerchio più o meno irregolare del raggio di appena 15 metri. Quindi si ha poi in definitiva una variazione della latitudine, della longitudine dei luoghi di osservazione, che è comunque inferiore a 0,3 secondi d'arco. Un altro fenomeno, anch'esso molto piccolo se vogliamo, ma che a livello teorico lo dovremmo considerare, è quello che va sotto il nome di deflessione relativistica della luce, nel senso che la teoria di Einstein prevede che i raggi di luce, se vengono sottoposti all'azione di un campo gravitazionale abbastanza intenso, come potrebbe essere quello generato dal Sole, ecco che una stella che è prospetticamente vicina al Sole può essere deviata di una piccola quantità proprio per questo fenomeno chiamato deflessione relativistica della luce. Quindi la luce è curva, pertanto se noi abbiamo una stella che senza il Sole si vedrebbe secondo una certa angolazione, quindi il tratto TSV, che sta posizione della stella vera, per effetto della deflessione relativistica della luce, questa stella subisce una curvatura quando passa in prossimità del Sole, facendo sì che la stella appaia più in alto rispetto alla posizione vera, e quindi la posizione apparente che noi osserviamo avrà una variazione angolare teta, che è rappresentata con questa semplice formula, cioè il teta, quindi la variazione dovuta alla deflessione relativistica, si traduce in questa formula, che è uguale a 4 volte la costante di gravitazione universale per la massa del Sole per 180 gradi diviso la velocità della luce al quadrata per la distanza che esiste tra il centro del Sole e, diciamo, la linea secondo cui la luce passa in prossimità del Sole per ancora pi greca. Questo valore che si ottiene è un valore espresso in gradi, ma che è tradotto poi in secondi d'arco diventa un valore che al massimo si attesta a circa 1,75 secondi. Quindi vuol dire che se una stella lambisce il bordo del Sole, viene deviata, diciamo, verso l'alto di una quantità pari a 1,75 secondi. Ovviamente aumentando questo valore di R, quindi la distanza della stella angolarmente dal Sole, questo valore tende a diminuire. Ultimo fenomeno che dobbiamo prendere in considerazione per avere poi delle coordinate equatoriali di puntamento del telescopio, quindi coordinate vere, è quello della rifrazione astronomica, che è forse il fenomeno, anzi senza forse, è il fenomeno più importante di tutti, perché è quello che modifica sensibilmente la posizione delle stelle in cielo. Infatti nel corso di astronomia in pillola avevamo visto che un oggetto che sorge sull'orizzonte in realtà è ancora sotto l'orizzonte di circa 34 primi di arco, quindi mezzo grado, e questo fenomeno poi tende ovviamente a diminuire di entità man mano che l'astro si innalza sopra il cielo, ma a livello pratico poi le coordinate alfa 7 e delta 7, che erano tutte che sono le coordinate che comprendono praticamente tutti i fenomeni che abbiamo visto precedentemente, devono ancora essere corrette per quanto concerne la rifrazione
astronomica differenziale e quindi si passa dalle coordinate alfa 7, delta 7 ad alfa 8, delta 8. Quindi le ultime correzioni che sono da effettuare per poter eseguire un puntamento di un telescopio in maniera corretta e sicura è quello di applicare appunto la correzione dovuta alla rifrazione astronomica. Quindi si passa dalle coordinate topocentriche, quindi riferite alla superficie della Terra senza atmosfera, alle coordinate vere di puntamento del telescopio che comprende appunto anche la rifrazione atmosferica. Bene, questi in sintesi sono tutti i passaggi che bisognerebbe fare per poter passare dalle coordinate di catalogo tipo l'FK6 o altri cataloghi fondamentali per poter puntare con una certa sicurezza una determinata stella. Abbiamo visto che molti di questi fenomeni sono di entità praticamente trascurabile, però diciamo che dal punto di vista teorico il passaggio che bisognerebbe effettuare dalle coordinate di catalogo a quelle di puntamento deve avvenire secondo tutte queste correzioni che abbiamo visto. Pertanto finisco qui questa lezione e ci vediamo con la prossima lezione in cui parleremo dell'ultimo sistema di coordinate astronomiche che è il sistema di coordinate galattico. Arrivederci alla prossima lezione.